Per noi vescovi provenienti da paesi dove i cattolici sono minoranza, questo convenire è un segno visibile dell'attenzione e della fraternità fra la Chiesa del Mediterraneo. E oggi siamo felici di unirci a lei nell'Eucaristia in questa città, così ricca di storia, e una regione, la Puglia, dove ritrovo anche le mie radici. Santo Padre, sono lieto di informarla che nei nostri lavori abbiamo cercato modi per realizzare la possibilità di mobilità, uguaglianza e libertà religiosa in tutti i paesi del nostro Mediterraneo. Come pastori ci siamo fatti voce del dolore e delle sofferenze delle nostre chiese e dei nostri popoli. Nel Mediterraneo nord-orientale, alla fine del XX secolo, abbiamo vissuto in misura maggiore o minore un inverno di omicidi, distruzioni e persecuzioni. Ma non primavera nemmeno per il Nord Africa e il Medio Oriente, dove le chiese sopportano ferite e sofferenze, sotto forma di violenza, conflitti e divisioni di ogni tipo, causate in gran parte dai paesi ricchi. Santo Padre, a tutti noi spezzato il cuore per la partenza di molti giovani, causato da guerra, ingiustizie e miseria. Tuttavia siamo confortati da quei ragazzi che restano, mostrando un coraggio straordinario e un amore grande per il paese e le persone con cui sono cresciuti. Siamo anche lieti di vedere un alto numero di anziani che credono profondamente che il presente e il futuro non siano principalmente nella mano dei potenti di questo mondo, ma in quel di Dio. Come vescovi di questi paesi siamo spesso tra i forti sostenitori del dialogo in termini di uguaglianza e amore per la Chiesa locale e per il popolo. Durante questo incontro non abbiamo parlato molto dello spirito di secolarismo e consumismo che danneggia internamente l'anima dell'uomo e delle chiese. Mi tornano alla memoria le parole di un cardinale d'Europa occidentale che durante una visita a Sarajevo, nelle difficili giornate della guerra, mi disse: «Non so se è più difficile per te guardare queste chiese demolite o per me vedere le chiese vendute, perché molti cattolici non sentono più di desidero di pregare. Il nemico, santità, vuol costantemente rappresentare la cultura della morte come cultura della vita e l'inverno come primavera. Siamo contenti che durante questa giornata abbiamo incontrato cuori disposti ad ascoltare, pensare con noi e cercare insieme modi di cooperazione e sostegno. Abbiamo bisogno di sentirci accompagnati e di essere sostenuti rispetto ai potenti ai quali chiediamo di lavorare di più per costruire la pace, il dialogo e la cooperazione.
Sentiamo l'importanza di essere visitati da altri pastori nelle nostre chiese e di aiutarci a trovare i modi per compiere la nostra missione in questo mondo. Siamo lieti ogni volta che qualcuno visita le nostre chiese e i nostri paesi, dimostrando a tutti che non siamo soli, ma abbiamo comunità più grandi e più forti che sono pronte a difenderci e riconoscerci in una relazione di comunione e fraternità. Santo Padre, vorrei esprimere la nostra gratitudine perché siete venuto fra noi in questa occasione. Grazie anche per aver visitato molte chiese locali nei paesi in cui, come cristiani, siamo meno numerosi. Grazie, Santo Padre, saremo felici di pregare per lei.